Bella a tutti ragazzi, siamo qui nel nostro secondo video. Io, Lorenzo, LoriGamerStick294 e Samuele GamerNovantanove. Bella. Siamo qui nel secondo video, parleremo di uscite, un argomento secondo me abbastanza interessante. E andremo a spacchettarci anche un pacchetto a testa di questo adrenaline magnifico. Già nel primo video, non perdetevelo di sicuro, non ve lo dovete perdere, abbiamo trovato diamante Scalvini e anche lo scudetto dello Spezia, di cui vado molto fiero perché è una cosa che mi piace particolarmente, l'aggiunta degli scudetti. Sì, sono E molto. sì, sono Un'aggiunta innovativi, ecco. innovativi, E poi ecco, più altre bello. queste carte, tra cui Stojanovic, Dix, e consigliatemi la pronuncia di questo giocatore. Poi Amrabat e Weiss. Non perdetevelo di sicuro perché è un ottimo video. Questa è la lettera che abbiamo trovato con dietro il codice, che ora non vi faremo vedere però. In alcuni video nasconderemo degli easter egg con contenenti dei codici da qualche angolo, o là, non sapremo, poi decideremo. Quindi voi dovete entro una data scoprire questo easter egg, dove è nascosto il codice e vederlo, perché sennò noi ce lo fregheremo dopo un certo tempo e lo Per inseriremo noi. Ecco, esempio, dopo una settimana. dopo una settimana lo andremo. Allora, ragazzi, prima mi sa che dobbiamo parlare prima delle uscite. Sì. Allora, Il ragazzi, bello come verso ben la fine. sapete, ecco, i pacchetti verso la fine. Come ben sapete, intanto ve li mettiamo qua così vi facciamo rosicare, a parte gli scherzi. Aspetta che prendo. Ok, ci apriamo tutte e due quello di Ciro. Sì, vabbè. Ok, Pigliamocelo. ragazzi, aspettate. Pigliamoci Ciro e Mublitz. Ok, mettiamo qua i pacchettozzi. Aspetta, non cadere. Bravo pacchetto. Ok, quindi mettiamo là. Li vedete? Eccoli là. Allora, usciranno se non sbaglio, verso il 30 settembre. No, Ah, quello ok. l'altro. Questo è il 30 settembre. Usciranno due collezioni Panini molto belle. Sto parlando degli stickers di Qatar 2022 al prezzo di 1 euro a pacchetto. E quest'anno ci saranno delle aggiunte, però. Ci saranno gli extra stickers che saranno rarissimi, si troveranno tipo due un paio ogni box, saranno molto rari come ho appena detto. E già sul sito Panini si trova un box con due extra stickers assicurati, quindi si trovano anche altri prodotti in pre-order, sempre sul sito Panini, link in descrizione. A parte a questo box si troverà lo starter pack, cioè no, aspetta, il cofanetto, scusate, non lo starter pack. Il cofanetto con l'album cartonato e un botto di pacchetti. Il prezzo di 1 euro a pacchetto, l'ho appena detto. E niente, usciranno nelle edicole verso, cioè almeno sul sito Panini escono il 30 settembre. Poi non so nelle edicole quando usciranno, se prima o dopo, magari un po' di ritardo per alcune edicole. Poi parliamo della collezione Dorus Serie A, che poi è un po' illogico perché sarà non dico, riferita a quest'anno, al 2022-23, la Serie A 2022-23, ma bensì la Serie A dell'anno scorso, quindi non ha un senso logico, però ok, la Panini a volte fa cose un po' strane. Questa collezione sarà come le score, quindi non sarà con i valori, per esempio, di attacco, difesa, almeno credo, perché le score erano così, erano solo carte collezionabili. E i prezzi saranno poco più alti, però all'incirca quello sarà. Poi parliamo della Champions League, della collezione Champions League di Topps, che uscirà sempre intorno a quei giorni. Una cosa che invece di cui non so l'uscita sono le match attacks. Allora, in Inghilterra, se non sbaglio, sono già uscite. Ma qui da noi ancora no. Poi non lo so. E infine parliamo della collezione che già in Inghilterra è sempre uscita, e anche in altri luoghi, mi pare, quindi non solo in Inghilterra.
la collezione Qatar 2022. Quest'anno ci sarà un fracassamento di Qatar 2022. Poi che volete, è il mondiale. E ok, scusate, è caduto il pacchetto, non è retto. E questa collezione uscirà il 14 ottobre. Vabbè, poi giorno più giorno meno sarà quello. Aspettate. Sempre sperando che uscirà in Italia, ovvio. Speriamo uscirà in Italia, perché ultimamente... Vabbè, lo teniamo, okay, lo teniamo, sì, qua. Tanto ora inizieremo a spacchettare. Ultimamente alcune collezioni dei Road 2, aspetta, dei Road 2, per esempio il Qatar, non sono uscite né gli sticker né le adrenaline. Comunque scusate se... In questo video, nello scorso video, ho detto aspetta, è che abbiamo, diciamo, un po' anche fretta, perché vogliamo fare un botto di cose, quindi scusateci, cioè riusciremo a reggere la pressione. Quindi, aspetta, io mi scelgo quello sinistro, tu ti scegli questo. Okay, bene, allora inizia a spacchettare te. Ma davanti, allora, lo spacchettamento. Okay. Lo scuotimento, poi. Nervoso. Apriamo. Sai almeno come si apre, lo apri nel modo che vuoi te. Lo sai che sballottola del codice? Me ne frega. Questo codice lo faremo vedere. Allora, io lo apro come mi viene a me, come lo facevo da piccolo. Oppure lo faccio vedere io il codice, scegliamo. Lo fai vedere tu. Okay. Anzi, lo faccio vedere no, io. No, no, lo faccio vedere io, vai. Beh. Perfetto. Allora, questa persona si vede che non ha mai aperto pacchetti in vita sua. Ok. Ecco il codice, che non avete visto. Okay. No, aspetta. Si fa così, prendi le prime due carte e le devi mettere qua, ok? Ok. Gira, 3. Gira. 2, 1, go. Ok, perfetto. Pietro Pellegri, un giovane talento, già ha fatto esperienza in Italia col Genoa e col Milan. Ora è andato al Torino. Buon. Non so se è in prestito. Ok. Poi. Stulak. Ok, poi Lazzari, buono della Lazio, poi... e dietro abbiamo Danilo De Brosi. Allora, aspetta, Inter. Dammi. Vorrei far notare una aspetta, non la spoilerare, aspetta, no, no. Gira la aspetta, così. Ok, vorrei far vedere che a volte in questo le magliette dell'Inter il grafico Panini ha fatto un po' di cose brutte con il blu qua nella maglietta, perché non è proprio tutto nero. Beh, questa comunque, maglietta dell'Inter nessuno la sa imitare. 3, 2, 1. E il primo portierone di quest'anno, okay, Juan Musso. Bello. Sono stati ridotti però il numero dei portieroni, solo 4 quest'anno. Quando poi l'anno questa qua, che già l'avevo spoilerato, scusate, Samuele Di Carmine, ma tanto non questo. È rara. Perfetto, andiamo col mio packet. Sposto le mie carte. Ok. Queste sono quelle dell'altra volta. No, aspetta, non le confondere con quelle dell'altra volta. Queste qua erano quelle, okay, dell'altra volta. Quindi, aspetta, raggruppale tutte insieme. Queste qua sono quelle là che ho trovato. Aspetta, da, faccio io. Lascia. Tu incomincia. Vabbè, io inizio a... Scuotimento nervoso. Ok, aspettate che sistemo la cam. Ok. Vabbè. Vediamo. Comunque, ok. Visto i portironi, aspetta, dove ho messo? Ah, 4 Magic 4, cioè 4 Magic 4, ok. Comunque questi li vorrei trovare, Fantastelle, Magic 4, Saette, perché sono nuovi. Poi gli intoccabili pure con la grafica, non vi lo spoilerò. E questi che sono nuovi pure, gli intoccabili. E poi abbiamo, ok, un team scudetto, non lo so che cos'è, e poi i portieroni li hanno diminuiti da 9 a 4, vabbè. Apriamo questo pacchettino. Oh. Ok. Quindi il codice, questo codice lo faremo vedere. Ok, apro così, ho aperto in due modi diversi. Un pacchetto, aspetta, aspetta, ora devo capire dove è il codice. Cioè, questi pacchetti li hanno fatti troppo difficili da fare. Il codice è okay, questo. Ok, il codice è questo. Vediamo. Stoppate il video. Intanto... Ah no, non ci credo! No, ragazzi, bruttissimo! Non c'è manco il... Cioè, non c'è manco la lettera! Dai, questo è una truffa. Non è che c'è qua fra non queste. Non c'è niente. Lo so. Ok, bene. Ok, queste dovrebbero andare messe qua. Mi sa che ho fatto una gabbata, però poco importa. Ok, iniziamo con forse, Carlos Augusto. Forse, ecco, Lorenzo. Ok, Carlos Augusto, Leison Bremer. Ok, questa è brutta perché è andato già alla Juve. Comunque, ottimo giocatore.
Ok, No, quella abbiamo carta già. spoilerato qualcosa. Però per metà, dai. Ok, aspetta. Questa. Gianluca Mancini, quindi buon pacchetto. Andiamo con Esed Isai. Ok, è dietro. Ti dico che la carta è dietro. Oh, ce n'è un'altra Lara dopo, forse. Fra. Ok, non ce la spoileriamo. Vai, vai, No, vai, forse vai. no, forse è basic questa carta, mi sa. Vabbè, Esed Isai. E poi ragazzi, attenti, che ora inquadreremo telecamera. Antonino Baracca, questo era Ok. l'intoccabile. E vedete che è un po' fa un po' di tipo, come dire, di specchio, Riflessi, ecco. ecco. E poi infine abbiamo una basic card che sarebbe Brahim, no, Zlatan Ibrahimovic, così alla capo, ragazzi, Lui è troviamo, milanista, quindi cioè, quindi, penso che l'abbiate già vabbè, capito. ragazzi, quando parliamo di questo signorino, bisogna pensare a tutta la sua carriera, a Aspetta, tutta la sua aspetta, carriera, no, no, si deve mettere qua infatti, Ibrahimovic, ecco. Ibra, cioè, proprio a posizione Su faccia, Ibra. comunque, raga, quelli di in alcuni pacchetti sono veramente rari. Vabbè. Okay. Comunque, ragazzi, passiamo quindi direttamente. Possiamo passare i saluti. Aspetta, aspetta. Adrenalin. Quindi, vabbè, mettiamo le parole qua. Comunque, ragazzi, ci sono rimasto un pochetto beffato da questo codice finto. Cioè, codice, codice, però è codice finto. Quindi, con questo Zlatan Ibrahimovic, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Da Lonely Gamer Stick 294 e Samuel Gamer 99 è tutto, quindi ci vediamo in un prossimo video e bella!